Buongiorno cari amici, eccoci qui con un'altra edizione della nostra rassegna stampa. Questa è la prima edizione di oggi, 28 gennaio 2018. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Elezioni, disabili semi-invisibili, manifesto delle associazioni. Se non difendono i deboli, i governanti perdono credibilità. La Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap ha scritto un manifesto in vista del voto 2018 perché i partiti si ricordino di chi è in difficoltà. Priorità, diritto alla salute, caregiver e aumento pensioni invalidità. I partiti candidano a volte i rappresentanti disabili, ma dimenticano di affrontare il tema alla vigilia del voto. Anno giudiziario, da Milano a Palermo, critica la riforma sulle intercettazioni, limita le indagini e crea difficoltà, hanno detto. La nuova e controversa riforma sulle intercettazioni, che scatterà tra 5 mesi, non piace né nel Palazzo di Giustizia di Milano né in quello di Palermo. Le critiche arrivano nel giorno dell'apertura dell'anno giudiziario nelle 26 corti d'appello del Paese. Test sulle scimmie per provare effetti dei gas di scarico di la BMW, Daimler e Volkswagen. Sta sollevando polemiche in Germania il caso svelato dal New York Times. È rimbalzato sulla Bild, che rivela le torture effettuate su 10 scimmie da 3 industrie dell'auto tedesca negli USA. Le scuse della Volkswagen, procedure nauseabonde, hanno detto. Giulio Andreotti assolto, la fake news smontata nel libro di Caselli e Loforte. Il grido dell'avvocata Giulia Bongiorno, neocandidata leghista, innescò la bufala secondo la quale il 7 volte presidente del Consiglio è uscito indenne dal processo per mafia a Palermo, con successiva santificazione politico-mediatica. In La Verità sul processo Andreotti, 2 magistrati ristabiliscono i fatti e spiegano perché in Italia la lotta alla mafia innesta troppo spesso la marcia indietro. Teramo, scritte razziste e svastiche sui muri del centro di accoglienza. Gas per i negri, distruggeremo le vostre vite, ce l'ha scritto. Sono comparse in notate sui muri del centro di accoglienza straordinario gestito dall'associazione Salam a Teramo, svastiche scritte razziste e sessiste, oltre a scritte minacciose contro la presidente dell'associazione, alla Proloco e ai migranti che sono ospiti del centro. Questa è proprio una vergogna, cari amici. Bene, con questo è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.